Buongiorno cari amici, sono Paolo Raffaelli, sono un disegnatore in forza alla Bonelli. In questo momento sto completando il mio secondo album personale per la serie Dampir, dopo il primo che è uscito, se non sbaglio, alla fine dell'anno scorso, gli orrori di Red Hook. E niente, benvenuti nel mio studio, casa, e vi faccio vedere un po' come si svolge il mio lavoro, cosa fa un disegnatore quando gli arriva la sceneggiatura e comincia a lavorare, cosa faccio io in questo caso. La sceneggiatura è qui in questo caso, io la stampo comunque sempre e cerco di leggerla tutta quanta una prima volta per capire cosa succede, le situazioni, il mood della storia. Dopodiché passo a una prima fase che è quella di cominciare a lavorare sulle bozze delle tavole e a trovare la documentazione, oltre a quella che solitamente viene fornita dagli sceneggiatori e dallo sceneggiatore stesso, che deve essere puntuale ed efficace per creare la situazione da illustrare nelle tavole. A questo proposito, quanti di voi conoscono Keller, il lavoro che ho fatto con Luigi Mignacco? È uscito in tre volumi, da poco usciti appunto con le storie, ma è uscito anche in un albo per librerie che dovrebbe essere disponibile a breve anche sul negozio online della Bonelli. E questa storia mi ha costretto come dire, cercare delle fonti e una documentazione molto particolare perché si svolge negli Stati Uniti e nel periodo del gangsterismo negli anni fra l'inizio degli anni 20 e la metà fine degli anni 30. E quindi la cosa più importante per me è stata riuscire a trovare il mood di questa situazione, di queste ambientazioni. E mi sono fatto aiutare ovviamente anche da diversi DVD della mia collezione. Il Padrino, parte 1, parte 2, soprattutto perché riguarda proprio quegli anni che facevo, c'era una volta in America, Boardwalk Empire e anche altre cose ovviamente che servono soprattutto, almeno a me servono soprattutto appunto per entrare nel clima che voglio mettere sulle tavole. Ovviamente in questo la possibilità da diversi anni ormai di usare internet offre tantissimi spunti e possibilità a nuove e diverse. Ho qui per esempio una pagina su un portale Flickr, tanto per non fare pubblicità a nessuno, su tutte opere di Austin Brix, che è un disegnatore americano prima parte del secolo scorso, e io adoro gli illustratori di quel periodo, specialmente i nordamericani, ma non solo, e trovo che abbiano una capacità di disegno, una capacità di resa eccezionale, quindi quando posso cerco di rubargli un po' di cose. E ovviamente ho qui gli albi che mi servono, in questo caso Dampir, perché a quello sto lavorando adesso, per sapere cosa è successo prima, per avere indicazioni su personaggi che magari compaiono nella storia e sono già comparsi prima. Avendo tutto questo mucchio di roba, ci si mette sulla Cintiq, perché appunto lavoro in digitale, e comincio facendo una bozza della pagina. Fatto un certo numero di pagine, le mando allo sceneggiatore o al curatore della serie. E mi tornano indietro con le necessarie correzioni, aggiustamenti, incomprensioni che ci sono state, eccetera, che vanno risolte e sviscerate, e poi
Passo a una fase di inchiostrazione, anche se tutto è molto relativo, in effetti sono tutta una serie di livelli di Photoshop. E ecco, più o meno è così che passo le mie giornate lavorative. Adesso per la verità passo tutte le mie giornate così perché, come ben sapete, siamo chiusi in casa e quindi facciamo di necessità virtù. E niente, questo è quanto faccio normalmente per creare insieme a tutti gli altri quello che voi poi trovate in edicola, in libreria, che leggete. Grazie a tutti e buona giornata.